Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo delle mie ultime letture. Come al solito prendetevi una tazza di tè, mettetevi comodi perché io sono una chiacchierona e amo parlare di libri, per cui potrei metterci un po'. Direi di iniziare dall'ultimo libro letto, che è stata veramente una grandissima sorpresa. Stiamo parlando di Nuoto libro di Julie Otsuka, autrice già conosciuta per il suo libro precedente, Venivano tutte per mare, pubblicato però più di 10 anni fa. Questo è stato un ritorno molto atteso, pubblicata da Bollati Boringhieri, che per la narrativa straniera si conferma una grandissima casa editrice. Premetto che io non conoscevo questa autrice ed è stato il primo libro che ho letto e sono rimasta subito colpita dallo stile. Essendo stata comunque colpita dal titolo, subito dopo sono andata a cercarmi qualche recensione e studiando un po' il profilo dell'autrice ho scoperto che è proprio una sua particolarità ed effettivamente non è per niente neutro. L'autrice fa questa scelta, che per certi versi è anche abbastanza coraggiosa, di raccontare attraverso una prima persona plurale, non così tanto usata, diciamo, come la prima persona singolare o la canonica terza persona singolare. Tra l'altro questo libro è diviso in due parti molto nette, la prima che è appunto raccontata da questa voce corale, da questo noi, dove viene descritta la vita all'interno di una piscina dove si fa sport, dove si pratica appunto il nuoto libero, e una seconda parte in cui invece prende il sopravvento una voce diversa, una seconda persona singolare. E cambia completamente anche il tono della narrazione, infatti una figlia, la figlia di una delle nuotatrici presentateci nella prima parte, racconta la lunga discesa nell'oblio della madre, affetta da una malattia neurodegenerativa che non le fa ricordare più nulla e che lentamente le fa perdere pezzi di sé e la rende incapace persino di comunicare e di parlare. Non aspettatevi, nonostante veramente l'intensità di questi temi, una narrazione particolarmente retorica. Lo si potrebbe pensare dalla scelta comunque di una prima persona plurale e di una seconda persona singolare, che in qualche modo annullano le distanze fra il lettore e i soggetti raccontati, e lo si potrebbe pensare anche dalla drammaticità della storia. In realtà invece non è assolutamente così, perché una particolarità di questa scrittrice è proprio quella di essere molto delicata. Riesce a creare un'atmosfera unica e tutto il romanzo si basa su un'analogia che, per quanto possa essere labile, in realtà è potentissima. L'analogia è fra due luoghi. Il primo luogo è la piscina. Tra l'altro questa copertina è stupenda perché rende benissimo proprio l'idea del romanzo: una donna in un luogo sospeso, proprio in questa sorta di attesa. Nella prima parte del romanzo l'attesa è intesa più come una pausa dal mondo, nel senso che chi ama nuotare sa benissimo che scivolare sott'acqua e dedicarsi del tempo nella più totale solitudine significa proprio staccare, cioè voltare le spalle al mondo. Anche il luogo della piscina è estremamente affascinante perché è proprio un luogo sottoterra dove convivono proprio tutta una serie di odori, di sensazioni. È un altro mondo, è come se fosse una dimensione separata e isolata dal mondo esterno. Il secondo luogo invece, che poi sarà il protagonista della seconda parte del romanzo, è la casa di cura. Ovviamente la casa di cura, che poi tra l'altro è un luogo asettico, disinfettato al massimo, esattamente come la piscina, capite l'analogia? Anche quello è un luogo d'attesa perché è l'attesa della morte. In questo caso la casa di cura non è importante come luogo in sé, tant'è vero che Otsuka preme molto sull'impersonalità di questi luoghi, che alla fine si somigliano tutti, no? Insiste di più sul fatto che sia proprio un luogo metafora dell'ultima parte della nostra vita, quella che probabilmente ci fa più paura. È una vita di solitudine, perché anche se la tua famiglia ti può rimanere vicino, alla fine ad affrontare la morte saremo sempre da soli. Tutti e due i luoghi, sia la piscina che la casa di cura, sono luoghi di quiete, ma è una quiete assolutamente apparente, una quiete che nasconde una crisi. Tant'è vero che il romanzo inizia con una cosa secondo me geniale, cioè quelli che io chiamo i non eventi. All'interno dei romanzi infatti si capisce subito quando delle inezie, delle cose che nella vita normale, nella vita quotidiana potrebbero benissimo passare
completamente inosservati, invece all'interno di un romanzo riflessivo come questo diventano un grandissimo innesco per dare via al cambiamento. In questo caso preciso il non evento è un'innocua apparizione, ovvero una crepa all'interno della piscina, un qualcosa che succede spesso e di solito non dà seguito a nulla. Ecco, in questo caso invece iniziano tutta una serie di riflessioni, paranoie, indagini, tutta una serie di microeventi che generano un effetto domino. Ovviamente la crepa è una metafora, ma all'interno di una narrazione come questa, dove tutto diventa quasi simbolico, è ovviamente indice di che cosa? Di una crisi, un luogo di relax, di concentrazione che viene disturbato, che viene in qualche modo minacciato da una crepa. Significa che qualcosa si sta rompendo. Da lì in poi noi appunto veniamo a sapere che Alice, che è appunto una delle nuotatrici, ha questa malattia. Una malattia che fondamentalmente le farà perdere la sua identità. E quindi la seconda parte del libro in realtà è il tentativo della figlia di restituire un'identità, tant'è vero che sarà lei a raccontarci la sua storia perché la madre non può più parlare, non può più esprimersi. Queste contrapposizioni, queste analogie fra questi due luoghi, così come la divisione del libro, il tessuto simbolico che utilizza Otsuka, tutto concorre nel rendere veramente questo un libro praticamente perfetto, secondo me. È un libro che racconta l'esperienza anche normalissima di una famiglia nippo-americana, o meglio di una donna, perché ci si concentra moltissimo sulla madre, ma prima ancora si parla della vita in questa piscina, di queste persone comuni con vite assolutamente normali e che sono felici di appartarsi per fare delle nuotate che in qualche modo li salvano dal caos del mondo di sopra. Tutto questo è raccontato con un'arguzia, con una delicatezza, con un'intensità veramente ammirevoli. Cioè, veramente la scrittura di Otsuka, secondo me, è piena di grazia. Cioè, è un tocco elegante per un libro che fondamentalmente è anche, cioè, ha trasformato una vicenda anche banale, se vogliamo, in un esperimento letterario bellissimo, raffinato. Con un'altra penna sarebbe risultato, secondo me, un po' posticcio e artificioso, soprattutto questa prima persona plurale che immagino che a molte persone infastidisca il fatto che i personaggi parlino come se fossero un noi, no? Come se fossero il coro di una tragedia greca. E invece in questo caso funziona perché lei ha una leggerezza nel modo di raccontare questi piccoli aneddoti, questi piccoli episodi, ma anche la seconda parte, quando viene descritta la casa di cura, addirittura ci sono degli accenni di satira, perché le case di cura si prendono cura dei malati cercando di mascherare la verità, e la verità è che fondamentalmente queste persone sono per la maggior parte sono dei malati terminali e non viene mai nominata la morte, non viene mai nominata la paura, che sono fondamentalmente le sensazioni che dominano in questi contesti. Invece si cerca di tenere tutto nascosto come se fosse una sorta di distopia, tant'è vero che appunto i tocchi che lascia la Otsuka, i tocchi di colore che lascia la Otsuka nelle sue pagine sono proprio questi, cioè assomigliano quasi proprio ad un distopico. Comunque, per me questo è veramente un libro molto poetico, molto bello. Sicuramente dovete entrare in sintonia con questa scrittura, è molto particolare. Ripeto, a qualcuno sicuramente non piacerà. Io l'ho trovata veramente brillante e non vedo l'ora di recuperare qualcos'altro di questa autrice. Mi è piaciuto tantissimo. Veramente, questa è stata veramente una sorpresa perché pensavo solo di leggere un racconto carino, breve, non pensavo che invece mi colpisse così tanto. Quindi, ottimo. Passiamo poi al secondo libro, ne ho già parlato di tutti questi libri, più o meno vi ho già dato qualche parere nei vlog, però ci tengo sempre a fare un approfondimento poi qui con delle analisi un po' più ponderate. Non ce l'ho qui fisicamente perché mi è stato prestato e io sono una persona corretta e restituisco subito i libri, quindi vi metto qui la copertina. Stiamo parlando di Maschio Bianco Etero di John Niven, un altro grande autore che io non conoscevo, o meglio, lo conoscevo ma non avevo mai letto niente di suo. Stiamo parlando di un autore che è spesso associato all'umorismo, nonostante i suoi libri non siano mai completamente umoristici, ma abbiano anche un lato drammatico. In effetti, questa è una storia che inizia come una spacconata. Si parla, appunto, già dal titolo lo potreste capire che è un po' il racconto
stereotipato di uno scrittore che ha ripiegato sulla scrittura di sceneggiature perché i romanzi sono troppo faticosi. Lui ormai si è abituato allo stile di vita losangelino, quindi fatto di droghe, donne, vita veloce, insomma soldi facili, e appunto si è impigrito dal punto di vista intellettuale. Però oppresso da una situazione finanziaria decisamente non rosea, deciderà di andare ad insegnare in un college nel Regno Unito, quindi dovrà ritornare al suo paese d'origine perché lui in realtà non è americano, e ritroverà un po' tutti i fantasmi della sua vita, compresi quelli della famiglia, famiglia che lui da cui lui si è sempre sentito molto distante, probabilmente perché è traumatizzato da un evento in particolare che ha segnato un po' la rottura dei rapporti fra la madre e il fratello. Allora, il libro è veramente divertentissimo, è ricco di gag che giocano molto proprio sulla decostruzione di questo tipo umano, ovvero questo maschio bianco etero che rispecchia in tutto il ruolo del playboy, ubriacone, narciso, che fa continuamente autosabotaggio della propria vita, che beve per dimenticare, incapace di prendersi responsabilità delle sue emozioni e delle emozioni delle persone che lo circondano, immaturo, eccetera, eccetera, eccetera. E Niven si diverte tantissimo a fargliene passare di tutti i colori. D'altra parte però sono ridicolizzati anche i tentativi di moralizzarlo degli altri personaggi, perché alla fine lui è un cinico e il cinismo, diciamo, per quanto possa essere brutto dirlo, però a parte essere più affascinante, ma è anche di solito anche più ragione. Cioè, alla fine lui, dopo tutta una serie di incidenti di percorso che ha avuto nella sua vita, la sua filosofia è: ma qual è il punto di essere buono? Però questo suo tentativo di fregarsene di tutto e di tutti ha una ragione, e questa ragione tornerà a fare un po' a botte con lui, e ovviamente ci sarà un cambiamento perché, ripeto, questo libro inizia come iperbolico, spaccone, esuberante, ricco di situazioni assurde, volte a far ridere il lettore, e in effetti questo libro è parecchio divertente, soprattutto nei dialoghi molto veloci, e ha il ritmo veramente di una commedia americana, quasi come se fosse una sceneggiatura, il che ha molto senso visto che il protagonista è uno sceneggiatore. Inoltre lui è anche uno scrittore, e devo dirvi che ci sono parecchi momenti metaletterari che mi hanno fatto venire voglia addirittura di leggere poesia, perché è questo romanzo è un ibrido, è un mix fra le volgarità più oscene e invece momenti anche abbastanza alti. Certo, John Niven non è esattamente uno scrittore proprio lirico, però devo dire che riesce ad essere efficace quando vuole, e crea una storia che non è originale, ma perché appunto per sua stessa dichiarazione vuole giocare con gli stereotipi e con i luoghi comuni, e allo stesso tempo quindi crea questa parabola di cambiamento parziale, naturalmente, che è assolutamente canonica, ok, però credibile. A me è piaciuto parecchio, anche qui non mi aspettavo niente, cioè mi aspettavo un libro per sghignazzare, diciamo così, e invece poi alla fine mi ha anche stupito, per cui ottimo. Tra l'altro questo è un libro perfetto per chi soffre del blocco del lettore, lui come autore ve lo consiglio parecchio, ha una scrittura molto fluida, crea queste storie molto dinamiche e ti fa proprio venire voglia di leggere, per cui non vedo l'ora di leggere anche altro di suo, in particolare voglio leggere A volte ritorno, che mi hanno detto essere ancora più iperbolico e ancora più esuberante rispetto a Maschio Bianco Etero, e chi sono io per dire no ad un libro del genere con Gesù in copertina? Sinceramente non me la sento di privarmene. Altro libro che ho letto veramente con grandissimo piacere, cioè devo dire che questi libri li ho letti veramente con una goduria incredibile, veramente ogni tanto la lettura può essere anche faticosa e va benissimo così, però ogni tanto è anche bello beccare quei libri che li leggi con un tale piacere, con una tale voglia di andare avanti e con un tale conforto veramente che dici: ah, che bello leggere. Comunque, dicevo, un altro libro che ho letto stravolentieri questo mese è Oscuri Talenti di Miro, J.M. Miro. Ma per cosa sta J.M.? Sinceramente non lo so. Comunque, la storia è a mia
ambientata a fine 800 a Londra, e questo è un dark fantasy, in realtà non solo a Londra, anche nel resto del Regno Unito, e questo appunto è un dark fantasy, diciamo che in questo caso intendiamo quei fantasy che però hanno si concentrano molto di più su aspetti oscuri, malinconici, di elementi anche se vogliamo disturbanti. Anche qui non è l'originalità ad avermi fatto apprezzare il libro, perché è effettivamente un libro molto derivativo da tutte le altre storie dark fantasy che abbiamo visto in questi anni. In particolare io mi sento tranquilla nel poterlo paragonare a Penny Dreadful, più o meno sono quelle le atmosfere. Anche la trama ricorda un po' gli X-Men, perché parla di questi bambini diversi dagli altri perché hanno dei poteri oscuri, dei talenti strani fino a diventare in realtà pericolosi e spesso incontrollabili, quindi capaci di fare del male alle persone attorno a loro. Ovviamente al centro della vicenda c'è un antagonista che vuole invece rubare questi talenti, non vi dico per quale motivo, e poi invece ci sarà un'altra fazione che invece cercherà di proteggere questi bambini. Ora, la storia è veramente canonica fino a diventare quasi banale, ma vi posso assicurare che la gioia di questo libro è che non è esattamente tutto come sembra. Lui crea un intreccio parecchio fluido, con delle scene d'azione secondo me tutte molto intelligenti e ben scritte, riesce a creare proprio una dinamica del racconto che secondo me compensa un po' delle descrizioni abbastanza lunghe. A me non ha infastidito, perché questo è esattamente quello che voglio da un librone così. È la stagione autunnale, vuoi soltanto metterti a leggere con una bella tazza di tè sul divano, io è così che ho letto questo libro, per cui le descrizioni lunghe secondo me erano perfette per questo tipo di atmosfera, un po' come il petalo cremisi e il bianco. Molte persone si lamentano delle descrizioni, sono la parte più goduriosa, cioè rievocano un mondo, quindi è giusto che siano anche un po' dettagliate. A volte in questo libro un po' troppo, lo ammetto, si dilunga parecchio, però compensa, come ho detto prima, con delle scene d'azione secondo me ben ritmate e soprattutto una costruzione dei personaggi veramente solida, cioè ci sono dei personaggi veramente interessanti, veramente carini, nonostante tutte le sfighe che gli succedono, riescono a creare anche delle belle relazioni fra di loro, niente per cui strapparsi i capelli, niente di particolarmente originale, ma vi devo dire che a me questo libro è piaciuto. Non dico niente sulla trama, perché è ogni cosa secondo me è spoiler, e mi dispiace soltanto che cioè non è che mi dispiace, è una saga. Io non amo particolarmente le saghe, perché è come se non riuscissi a dare una chiusura completa a una storia quando chiudo un libro, e questa è una cosa che un pochino mi disturba, anche perché non è come una serie TV che la finisci e poi subito c'è, comunque dopo al massimo 6 mesi, un anno, così esce il proseguo. No, escono dopo anni, poi ti dimentichi tutto, cioè non è la stessa cosa delle serie TV. E soprattutto poi io devo, quando escono, io poi devo incastrarli tra le mie letture, che cosa che non è mai semplice, tant'è vero che io sono famosa per leggere sempre il primo libro di ogni saga e poi, boh, non si sa che fine ha fatto. Comunque, per dare una conclusione, questo libro che assolutamente io vi consiglio se avete voglia di un bel fantasy scritto bene, perché questo scrittore veramente sa scrivere molto bene, tranne qualcosa qualche elemento fantastico che io proprio non mi sono riuscita a immaginare, però a parte questo, scritto bene, una goduria a leggerlo, scorre via, che è una meraviglia, è un libro d'atmosfera, quindi se volete quella Londra fuliginosa, sporca, ottocentesca che già immaginate, questo è il libro che fa per voi, un bel libro autunnale dove immergersi. Parliamo invece di un libro che a volte può essere non piacevole proprio per l'impegno che ci dovete metterlo nel leggerlo, Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman. È un saggio questo, uno di quei libri che ti illumina, uno di quei libri che ha veramente tanto da insegnarti, che ti lascia parecchio. Io dopo aver letto ogni capitolo cercavo sempre approfondimenti, mi sono visto un sacco di interviste sue, un sacco di video su YouTube, cioè veramente appassionante, proprio nel senso più stimolante e intellettuale del termine. Io questo libro non lo so quando è uscito, un saggio proprio che è diventato un classico nel 2011. Per delimitare il campo posso dirvi che questo è un libro di psicologia cognitiva o di economia comportamentale. Non penso di dovervi presentare
dell'autore, comunque stiamo parlando di Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia. Lui è uno psicologo che per tutta la sua carriera, per tutta la sua vita, ha studiato l'essere umano e soprattutto il modo in cui gli esseri umani prendono le decisioni. Devo dire che una cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro è che proprio riassume l'evoluzione non solo del suo pensiero, ma proprio in generale l'evoluzione degli studi sulla materia, citando tantissimi altri suoi colleghi e colleghe e facendo proprio un'opera di divulgazione incredibile, facendo veramente capire la portata e la rilevanza delle sue riflessioni e soprattutto facendo capire quanto è complesso, diciamo, superare i nostri pregiudizi, i nostri bias. Infatti, perché Daniel Kahneman ha vinto il premio Nobel per l'economia da psicologo? Perché semplicemente lui, grazie alle sue teorie e ai suoi studi e ai suoi esperimenti, ha diciamo dato una svolta, ha dato un nuovo corso all'economia comportamentale, perché di fatto l'economia comportamentale studia come le persone comprano, rischiano, ok, in economia. E questo è profondamente influenzato dalla psicologia umana, e la psicologia umana non ragiona sempre in termini logici, e invece le teorie economiche che appunto venivano usate fino a quel momento non prendevano così tanto in considerazione, comunque non erano ancora così tanto evolute da considerare l'uomo nella sua complessità, anzi spesso a volte si è considerato l'uomo come un essere perfettamente logico e razionale. Invece Daniel Kahneman in questo libro ci dice esattamente l'opposto, ci dice che la riflessione, il pensiero e le decisioni quindi che noi prendiamo sono frutto anche di paradossi. L'essere umano infatti ha, diciamo, voglio semplificare al massimo, due sistemi, il sistema 1 e il sistema 2, i pensieri lenti e i pensieri veloci sono i nostri istinti, sono immediati, il sistema 1 può fare più cose contemporaneamente, reagisce a più stimoli contemporaneamente e spesso ci inganna alla grande, invece a volte ci salva la vita, perché proprio l'istinto è anche il riflesso che abbiamo nel reagire prontamente alle situazioni anche di minaccia o pericolo. Invece il sistema 2 è il sistema logico, quello che ci fa riflettere, che ci permette anche di fare moltiplicazioni, somme, operazioni complesse. Il sistema 2 poi agisce anche da guardiano dell'istinto del sistema 1, cerca di mettere in dubbio quello che noi istintivamente crediamo. Però è anche molto più pigro del sistema 1. Il sistema 1 è veramente iperattivo ed è difficile stargli dietro. Quindi il sistema 2 spesso avalla le decisioni del sistema 1 anche quando queste sono sbagliate. Queste sono le premesse del libro. Con queste premesse lui ci spiega quanti pregiudizi noi abbiamo. Il sistema 1 non fa altro che vedere associazioni e coerenze e principi di causalità fra cose che invece non hanno nessun tipo di correlazione. Uno si è affamato di coerenza e ricerca continuamente cause, anche se non ci sono quasi mai cause nel mondo complesso che viviamo, ma spesso ci sono solo delle spiegazioni matematiche. In sostanza, un po' quello che vuole dirci Kahneman è che il nostro cervello non è naturalmente portato per ragionare in maniera statistica, perché la statistica spesso è proprio anti-intuitiva, controintuitiva. Pensiamo per esempio alla regressione verso la media, un principio che porta ovviamente a un equilibrio dopo una serie di performance pazzesche. È ovvio che un atleta a un certo punto cadrà, e questo è proprio un principio statistico di regressione verso la media. Però noi come esseri umani siamo invece portati a pensare che è perché l'allenatore l'ha rimproverato, o perché ha inciampato sulla pietra, o perché questo, perché quell'altro. Cioè noi tendiamo ad attribuire cause anche quando non ci sono cause, cioè la causa è semplicemente un principio statistico. Noi però non siamo abituati a ragionare in maniera statistica. Poi ci sono veramente mille bias, come per esempio l'euristica della disponibilità, che è un tipo di pregiudizio che noi tutti conosciamo, cioè pensiamo che i divorzi siano maggiori tra le persone dello star system e dei politici, semplicemente perché sono informazioni più disponibili. Cioè se noi cerchiamo nelle nostre memorie cause di divorzio nello show business, è ovvio che ne troveremo di più, questo perché hanno più media coverage, cioè hanno più copertura mediatica. Ma ci sono anche dei bias sinceramente che io conoscevo ma non sapevo che fossero così
clamorosi e così condizionanti per le nostre vite, le nostre decisioni, come le ancore o l'effetto alone. Ora, io non voglio tediarvi, però veramente questo è un libro veramente pieno di esempi su quanto noi siamo suggestionabili come esseri umani e come anche il più piccolo effetto priming ci può portare a prendere decisioni che noi pensiamo siano oggettive, logiche, perfette, invece siano completamente biassate, cioè non stavo per dire biassate, ma il termine è orrendo, siano completamente condizionate, influenzate da cose piccolissime. Ovviamente questo libro non è un distopico, cioè non vuole dirci che l'istinto non serve a niente e che noi siamo creature completamente irrazionali, no, però vuole semplicemente giungere a un nuovo approccio che poi diventerà la sua Prospect Theory, che sarà poi la teoria che gli ha valso il Nobel. Cioè, quando noi pensiamo al modo in cui prendiamo decisioni anche in ambito finanziario ed economico, dovremmo pensare all'irrazionalità dell'essere umano, che per esempio nel mercato del libero scambio porta una persona a prendere decisioni sulla base del fatto che le perdite sono percepite molto di più dei guadagni, quindi noi siamo più portati a drammatizzare gli effetti di una perdita, anche se questa poi è minima, rispetto invece ad un guadagno, a meno che il guadagno non sia doppio o triplo. Ma anche cose assurde, che io sinceramente pensavo che fossero un po' magical wishful thinking, e invece sono reali, tipo l'effetto dotazione, il fatto che se noi possediamo un oggetto, non tutti i tipi di oggetti, però determinati oggetti per più tempo, alla fine gli assegniamo un valore maggiore rispetto a quello che hanno semplicemente perché noi li possediamo. Veramente un libro ricchissimo. Fatemi sapere se volete un approfondimento maggiore su questo libro, perché veramente mi piace, cioè io potrei parlarne per ore perché mi è piaciuto veramente tanto. Non vedo l'ora di leggere altri saggi di questo tipo. Io già in passato avevo letto Malcolm Gladwell, che considero veramente uno dei pensatori forse più vicini a Daniel Kahneman, non per gli studi fatti perché sono completamente diversi, ma proprio come tipo di scrittura che ti illumina e ti ingaggia, ti trasporta veramente, nonostante stia parlando di concetti anche molto densi, anche molto stratificati. A proposito di questo, io ho letto i libri in inglese, ho ascoltato anche l'audiolibro in italiano. L'audiolibro in italiano, ovviamente il problema è che ci sono tante immagini, figure, sì, è interessante, ma secondo me a un certo punto avrete bisogno del supporto visivo. E il libro in inglese, ve lo consiglio anche per fare pratica, è molto divulgativo, quindi è un inglese molto pulito, per cui se volete leggere qualcosa in inglese per magari allenare la lingua, ve lo consiglio. Diciamo, se avete uno C1 o C1 proprio tranquillissimi, B2 potrebbe essere un po' sfidante, ma comunque appunto servirà da allenamento. Se avete altri libri simili, per favore consigliatemi, perché io amo questo tipo di saggistica. Vorrei leggere anche Nudge, la spinta gentile, che io in realtà come principio di marketing l'ho utilizzato spesso e l'ho studiato all'università, quindi io tanti pezzi di quel libro già li ho letti, però vorrei fare proprio un ripassone. E adesso voglio leggere anche Rumore, che è l'altro libro di Daniel Kahneman, che ha scritto proprio con un altro autore di Nudge, ovvero Sunstein, una cosa del genere, Sunstein. Ok, proseguiamo poi molto velocemente con due libri che ho letto all'inizio di novembre. Anche questi sono apparsi fugacemente nei vlog di lettura. Il primo è La mia famiglia e altri animali di Gerald Durrell. Ok, non è francese, non so perché continuo a chiamarli alla francese, ma non c'entra niente perché è inglese. Gerald Durrell, una cosa del genere. Non spenderò ulteriori parole, questo è veramente diventato uno dei libri del cuore, un romanzo familiare di conforto, racconta con tutta la magia dell'infanzia il soggiorno di una famiglia inglese a Corfù, con tutta la voglia di scoprire. È divertente, è istruttivo, sembra un libro di Roald Dahl veramente a volte, per le iperboli di come sono descritti tanti personaggi che poi sono persone realmente esistite. Ha anche il tono del diario, del memoir e perché no anche della divulgazione scientifica. Infatti, come si evince anche dal titolo, il narratore, che poi è anche l'autore, è poi diventato uno zoologo, e questo libro racconta della sua infanzia, dove veramente ha scoperto l'amore per queste creature, per gli animali, insetti, uccelli in particolare, quindi c'è tutto questo racconto di creature che spesso non sono assolutamente protagoniste dei libri, anzi vengono ignorate.
Ci sono anche tantissimi episodi teneri e umoristici perché la casa si trasforma presto in uno zoo e i membri della famiglia sono tutti squinternati, quindi è veramente un piacere leggerlo, è stato bellissimo leggerlo. L'altro libro che ho letto è un fantasy, un altro, ed è La Repubblica del Drago. A proposito di questo, vi ho detto prima che io non finisco mai di leggere le trilogie, quindi proprio per questo mi sono voluta impuntare, ho detto... gli scorsi mesi ho letto La guerra dei papaveri, quindi adesso proseguo perché almeno la completo. Tra l'altro mi era piaciuto, quindi ho detto dai, faccio questo sforzo nonostante siano libri grossi così e lo leggo. Come presumevo, il fatto che fosse un libro molto lungo non ha inficiato minimamente la lettura perché sono libri scorrevolissimi. Ci sono tantissime cose che succedono, personalmente io avrei tagliato 300 pagine, ma proprio senza pensarci, perché alla fine... Le dinamiche di guerra sono sempre le stesse. Non voglio fare spoiler per chi non l'ha letto, io l'ho trovato di molto superiore alla Guerra dei Papaveri, mi è piaciuto enormemente di più, soprattutto per l'evoluzione dei personaggi che c'è ed è molto limpida e molto bella, mi è piaciuto veramente tanto. L'unica cosa è che non capisco la necessità di un terzo libro, questo libro è stato un po'... Cioè, da un lato bello come parabola della protagonista e anche dei personaggi secondari, diciamo comunque i personaggi di contorno, dall'altro però sono veramente tante pagine in cui alla fine sai già dove vuole andare a parare. Cioè, per quante atrocità vuoi far succedere, alla fine non è che cambia, soprattutto poi se sai che c'è un altro libro, quindi sai che la posta in gioco... Non potrà alzarsi più di tanto perché sai già che c'è un terzo libro e quindi sai già che le cose si metteranno veramente male soltanto nel terzo. Detto questo, però, veramente ancora tanti complimenti a Kwang perché è veramente un'autrice talentuosa, secondo me. Ripeto, esagerazioni, toni a volte un po' troppo dissonanti rispetto a quello che succede, perché a volte è troppo drammatico, altre volte è troppo informale, c'è sempre qualcosa che non mi convince al 100%, ma comunque l'apprezzo, soprattutto la trovo veramente fatto bene tutto l'approfondimento su che cos'è veramente la guerra, anche perché il primo libro, diciamo, era più guerra verso gli invasori esterni, questo invece è proprio conflitto civile, qua si vede veramente quanto fa orrore la guerra, soprattutto verso le persone della tua stessa terra. Quindi sicuramente alti e bassi, ma la saga sta migliorando, avevate ragione, e quindi già mi era piaciuto La guerra dei papaveri come concept, come è portata avanti la trama e tutto, questo mi è piaciuto ancora un pochino di più. Vediamo come si conclude, ho già sul comodino l'ultimo libro, La dea in fiamme, quindi vediamo come si conclude questa trilogia. Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me durante questo mio monologo. Questo mio monologo furioso sui libri letti, sono molto molto soddisfatta delle letture recenti. Fatemi sapere voi che cosa avete letto e anche se avete letto qualcuno dei libri di cui ho parlato oggi, fatemi sapere il vostro parere. Nel frattempo qui sotto vi lascio come al solito il link di affiliazione se volete comprare qualcosa che vi ho consigliato io, ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto, la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal e i miei social se volete seguirmi in altre meravigliose lande di internet. Detto questo è veramente tutto, come sempre un bacione con la vostra mamma e ci vediamo al prossimo video, ciao!